trova le microfono, nel frattempo noi ci predisponiamo, salutiamo il nostro Fulvio direttamente da Palermo, la capitale della cultura 2018. Vestito para Marcos y balla, no te vado, vai! E com'è il movimento? Un movimento sexy alla grande. Certamente l'amministrazione comunale di Montevago è una delle più attive nel coinvolgimento dei propri cittadini nella realizzazione di attività. Siete giunti al 31esimo carnevale? Sì, siamo giunti a questa 31esima manifestazione che trae, diciamo, origini da un saccense che abitava qui a Montevago, abita tuttora a Montevago, il professore Marino, che ha avuto l'intuizione di portare il gene del, innestare il gene del carnevale qui a Montevago. Quest'anno è un'edizione un po' particolare perché abbiamo voluto creare questo campus, è un campus del carnevale che ha due velocità, un pomeriggio dedicato ai bambini dove le associazioni, le palestre hanno organizzato dei balletti, degli incontri ludici, delle situazioni in cui i bambini possono dare sfogo a quella che è la loro creatività, e poi c'è la serata che è dedicata ai più grandi dove possono tranquillamente divertirsi e qui trovare un luogo dove essere anche in un certo senso al riparo e evitare magari di mettersi in marcia per luoghi limitrofi dove possono esserci anche dei pericoli. Comunque, per esempio, vediamo c'è un'attrattiva particolare, questo Wine Bus, ci vuole illustrare di cosa si tratta? Beh, questa è un'intuizione che ha avuto l'assessore e probabilmente sarà lui stesso a darvi dei dettagli maggiori. È un bus, uno school bus, diciamo che ha origini nei paesi dell'America Latina, nel Nord America, ed è stato allestito ed è stato messo qui a disposizione per degustare i vini e i prodotti tipici del nostro territorio. Che comunque rimangono sempre alla base di quello che è il vostro programma promozionale. Diciamo che rimangono alla base della promozione del territorio, ci sono diversi eventi organizzati, diciamo, nell'anno, tra cui la Saga del Vino, tra cui anche quest'anno abbiamo avuto la partecipazione di Montevago a una manifestazione televisiva dove c'era anche coinvolto Mengacci, e quindi, diciamo, la promozione prima di tutto è cercando di catturare quei flussi turistici che adesso come adesso sono molto, diciamo, orientati a questo territorio. Thank you.
assessore, un grande momento di coinvolgimento popolare, lo è il Carnevale, lo è per questa 31ª edizione a Montevago. Buonasera a tutti, grazie. Sì, diciamo che siamo giunti alla 31ª appunto edizione del Carnevale di Montevago. Quest'anno abbiamo voluto cambiare, abbiamo voluto un po' strafare, come si suol dire, perché abbiamo rivoluzionato più che altro il Carnevale, in quanto non ci sono più i carri allegorici, e stiamo provando con una tensostruttura nonché il wine bus, che vedrete poi più in là nelle riprese, in quanto c'è più movimento, perché molti hanno accettato il fatto di ballare, appunto presidiare in un posto vicino, piuttosto che stare dietro al carro. Purtroppo anche per questione di sicurezza, sia per con le nuove normative, diciamo che è cominciato a diventare abbastanza difficile per tutti, sul lato sicurezza e anche sul quant'altro, perché comunque anche i genitori la preferenza va alla tensostruttura, in quanto abbraccia tutti. La tensostruttura abbraccia Montevago, i cittadini di Montevago, dai bambini ai grandi e tutto. E il wine bus, per simboleggiare appunto il bere sano, il bere tranquillo, perché il bicchiere di vino in compagnia sta sempre con tutti, non abusare mai, perché il Carnevale è bello sempre se non ci sono abusi. E quindi noi come amministrazione stiamo tentando questo. Io ringrazio sempre tutti i miei cittadini di Montevago, perché comunque c'è sempre partecipazione massima e sono abituati anche alle novità, anzi sono pure partecipi. E che dire, io vi ringrazio sempre e soprattutto buon Carnevale. Assessore, saranno in tutto a partire da oggi altri 3 giorni di festa, come li avete articolati? Esattamente, ci sono altri 3 giorni di Carnevale, e tra l'altro articolati in maniera molto semplice, ovvero i pomeriggi saranno dedicati ai bambini. Abbiamo preferito dare più spazio ai bambini, iniziando dal pomeriggio, quindi alle ore 16 di domani, di lunedì e anche di martedì giorno 5, e per il appunto dedicare il Carnevale ai bambini. Verranno allestiti dei gonfiabili qua in tendostruttura, verranno fatte delle manifestazioni in biblioteca con carta pesce e tutto, sempre per allietare i bambini, ma non solo, farli divertire, ma anche fare qualcosa di concreto. E dedicato ai bambini e dedicato a tutti naturalmente, perché io sono convinto che il Carnevale deve essere una, più che altro un momento di svago anche per il bambino, perché il bambino stesso deve sentirsi sicuro, ma nello stesso tempo parte attiva del Carnevale di Montevago appunto. Come ogni anno abbiamo organizzato dei laboratori ludico-artistici per i bambini, e quest'anno ci sarà in particolare una sorpresa, perché faremo una piccola rappresentazione teatrale sul Carnevale. 3, 2, 1, via! Noi quest'anno abbiamo deciso di portare un po' di felicità tra virgolette a Montevago, perché al punto il tema dell'iniziativa che stiamo svolgendo è proprio la felicità, portare la felicità a tutti. Diciamo che nel nostro piccolo stiamo facendo divertire i bambini, stiamo facendo una sfilata, abbiamo avuto anche delle altre sere con dei inni e delle, diciamo, rappresentazioni che trattano appunto il tema della felicità, che molto spesso ultimamente viene un po' sottovalutato, oppure comunque non sempre tutti si è felici per uno stesso motivo o allo stesso modo. I bambini sono molto felici, perché comunque stiamo facendo qualcosa di abbastanza allegro, e diciamo che stanno partecipando in gran numero comunque. Sono molto felice che finalmente Montevago si riprende, spero che veramente questo Carnevale riesca nel migliore dei modi, e noi ce l'abbiamo messa tutta, io e la mia collega Maria Durano, vieni.
ce l'abbiamo messa tutta, faremo 7 coreografie di pop, ginnastica, spero di rendere felice le mamme, perché le mamme comunque si fidano moltissimo di noi, perché ogni giorno vedono comunque i sacrifici che facciamo. Ringrazio moltissimo il comune, l'amministrazione, ringrazio Calogero Armato, l'assessore, che è veramente sempre disponibile, e per noi c'è sempre disponibile nel vero senso della parola. Ringrazio anche le mamme, come ho già detto, per la fiducia che ci dimostrano giorno per giorno, e anche a voi, grazie mille. Sì, io ringrazio comunque la Palestra Olimpia che mi ha dato l'occasione di partecipare con loro e di esibirmi insieme a loro, e niente, sono molto fiera di questa palestra e di questa associazione. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Ya que duele tanto, tengo que aceptar que tú me eres la mala, que me lo soy yo. Questa sera il DJ cosa propone a questa grande platea che vuole divertirsi? Quale musica? Ma guardi, cercheremo di, come dire, rispettare quello che è il tema di questo momento, il tema carnevalesco, e quindi ci atteniamo appunto al tema, cercando di fare divertire sia i bambini che, come vedete, stasera sono numerosi, anche gli adulti, perché ovviamente facciamo divertire tutti, il carnevale è di tutti. Facciamo un applauso all'emittente televisiva direttamente da Agrigento. E domani tutti in TV. Potete sintonizzarvi di qua Agrigento. Facciamo un'onda energetica. Forza, tutti insieme si salta. Montevago. Con la faccia di solo un castello. Ma com'è bello, com'è bello.
va, vai! Siamo nel wine bus, come prima avevo accennato, e naturalmente volevo complimentarmi con la nostra grande amica, nonché compagna di scuola e tutto, per il carnevale che anche grazie a lei stiamo organizzando, senza dubbio. E lei è stata anche parte attiva, non fa parte di un'associazione, ma è stata una di quelle cittadine di Montevago che appunto si è spesa senza oneri e senza nulla per il carnevale di Montevago. Sì, sì, proprio, abbiamo deciso di fare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo per Montevago, grazie sempre all'assessore che è stato magnifico per tutto quello che ha fatto, è stato disponibile in tutto, ha avuto tutto perfetto. Abbiamo fatto quel che abbiamo potuto fare, niente di particolare, ma è una cosa nuova per questo paese. Maria, noi speriamo a questa esibizione. Maria e Caterina sulla guagua. Questo Wine Bus è un locale nel quale si beve che ha delle particolarità. Come nasce? L'idea del Wine Bus realmente nasce per degustare i vini del territorio, quindi è una degustazione di prodotti tipici, quindi patè di carciofi, di olive e vini della Corbera, Gellaro, i vini delle cantine che sono qui in zona. Quindi realmente non è un bar, ma è un luogo di ritrovo in cui si può degustare il prodotto tipico locale. Ma questo Wine Bus, invece, ci parli proprio, assessore, di questa struttura? È un bus che risale? In pratica questo è un vecchio bus che stavano per dismetterlo, e fortunatamente da un'idea dell'associazione, un'associazione di Marsala, esattamente di Messina Marcello, non ricordo attualmente come si chiama l'associazione, ma comunque sappiamo, un nostro grande amico nonché collaboratore che ha avuto un'idea pazzesca. L'idea è di rifare tutto il Wine Bus, ovvero un vecchio bus americano in chiave moderna, quindi in chiave, come vedete ci sono i banconi, ci sono le sedie, ci sono i divanetti, nonché allestito con calligrafie riguardanti il vino, perché il vino, Montevago è la città del vino, quindi soprattutto anche per promuovere il territorio. Noi promuoviamo il territorio perché il nostro è un territorio prevalentemente agricolo, quindi tutta l'economia nostra è basata sul vino, nonché sui prodotti agricoli, e ecco anche questo, perché turismo sì, spettacolo sì, ma abbiamo bisogno anche di promuovere il territorio, perché Montevago è anche questo. Okay.
a questo carnevale? Sì, come ogni anno portiamo avanti la tradizione del carnevale, perché è giusto che la città di Montevago non perda questa tradizione che va avanti ormai da quasi 30 anni. Del resto le nuove generazioni hanno bisogno di divertirsi e quindi per noi il carnevale rappresenta anche una sorta di sicurezza. Evitiamo che vadano fuori i bambini, si può anche evitare problemi e quindi diciamo, i genitori li seguono. È anche una sorta di educazione al vivere sano, al vivere bene. Quindi diciamo la dimensione piccola del paese serve anche appunto a seguire i figli, a portarli avanti, a formarli e a farli diciamo, vivere veramente nel bene possibile, nell'educazione sana e totale. Abbiamo fatto diverse serate per coinvolgere ragazzi, bimbi e famiglie. Ogni sera ha avuto una sua caratteristica e poi abbiamo portato un messaggio a tutti bellissimo: a carnevale ogni preghiera vale, divertiti di più ma fallo con Gesù. E allora vogliamo augurare a tutti un divertimento sano, senza ubriacarsi, riunendo piccoli e grandi. Con la benedizione del Signore ci si diverte di più. Auguri!